un po' di tempo che manco dal web, anzi è un bel po' di tempo che manco anche deviso, come si dice, cioè che ci metto la faccia. Se dopo tanto tempo ho deciso di farlo è perché ritengo di avere qualche cosa da esporre. Cominciamo con una mia vecchia abitudine, cioè quella di fare di tanto in tanto qualche video di stimolo al Movimento 5 Stelle. Non erano video di critica, erano semplicemente di stimolo. Le vicende degli ultimi tempi mi portano a fare l'ennesima proposta al Movimento 5 Stelle, anzi in particolare a deputati e senatori. La domanda è: ma che ci fate là? È una domanda seria, è una domanda seria che magari richiede anche una risposta, cioè che ci fate? Perché da quanto vedo, stranamente avete contribuito a far approvare determinate leggi, avete dichiarato, anche non proprio pubblicamente, ma insomma ormai lo si capisce, la vostra impotenza, diciamo così, di fronte a quanto sta accadendo. Quindi non sarebbe meglio se voi dareste le dimissioni in massa, deputati e senatori, tutti? Probabilmente fareste più clamore, quindi fareste più notizia e soprattutto dovremmo cercare qualcun altro che possa rappresentarci per tentare di cambiare qualcosa. Perché tanto l'abbiamo capito, con il Movimento 5 Stelle non si va da nessuna parte, proprio non si va da nessuna parte. In realtà sembra che ci siano là delle truppe, ma queste truppe sono congelate, sono ingabbiate. Ogni tanto qualcuno lancia qualche proclama in Parlamento, ma sono casi rari, tipo l'evento che accade ogni tanto, spara qualcosa, bravo, bravo, e poi la cosa finisce là. Mi ricordo un Sibilia, mi ricordo altri. Poi Sibilia passa dal denunciare determinate cose a proporre addirittura il matrimonio con gli animali. Qualcun altro che pareva si interessasse a cose importanti, a un certo punto si interessa di, non lo so, io non è che voglio contestare, ci mancherebbe altro, animalismo, mica animalismo. Qua abbiamo un paese allo sfacelo, veramente allo sfacelo, forse non si vede, forse anche sul web determinate notizie circolano poco, ci piace di più aleggiare su cose alte, il signoraggio di cui tutti parlano, la sovranità di cui tutti parlano, sì, parliamone pure, ma queste cose poi hanno degli effetti quotidiani sulla vita delle persone e di questo probabilmente si parla molto meno, cioè a fianco agli italiani quando devono affrontare determinate situazioni terribili, tremende, non c'è nessuno. L'italiano è solo, lo dico anche perché ho sperimentato questa situazione. L'ho sperimentata. Cioè, tu al momento giusto, quando avresti bisogno di tutti questi coraggiosi individui che proclamano grandi ideali, eccetera, non te li trovi nessuno. Anzi, molte volte te li ritrovi contro. Quindi chiedo al Movimento 5 Stelle: ma che ci fate là? La mia non è ripeto, una domanda buttata là a caso. È una domanda seria, che ci fate là? Se come mi pare, risultati importanti non fumo negli occhi non ce ne sono stati, allora ripeto, sarebbe meglio che voi vi dimetteste in massa, fareste molto più clamore, fareste molta più notizia, magari tanta gente si chiederebbe anche come mai, e finalmente qualcuno andrebbe a cercare altri sbocchi, probabilmente altri sbocchi vuol dire altre organizzazioni, magari nascerebbe qualcosa di nuovo, di veramente utile. E torniamo un attimo a quello che dicevo prima, cioè che al momento opportuno ci si trova soli. È successo che una certa accademia si sia vista, non so, danneggiata, si è sentita ingiustamente colpita, eccetera. Vabbè, a parte che hanno colpito tantissimi prima e tantissimi colpiranno ancora dopo, quindi tutto questo vittimismo, francamente, non lo capisco. Ma la cosa più importante è che sempre questa accademia lamenta la scarsa solidarietà, come a dire, noi siamo così tanto solidali e quindi ci stupiamo, ci meravigliamo, anzi condanniamo quando siamo noi ad aver bisogno di solidarietà e questa solidarietà non ci arriva. Io sinceramente non la capisco questa posizione,
anche perché non capisco quale solidarietà sia stata espressa a tanti altri che hanno subito lo stesso trattamento, oppure a tanti altri che quotidianamente affrontano situazioni veramente difficili. Quindi non lo capisco, cioè un qualcosa diventa ingiusto solo se capita a te, ed è invece giusto se capita agli altri. Cioè, non ho capito, oppure un'ingiustizia è un'ingiustizia solo se appartiene a un certo tipo di ingiustizia che si è deciso, di cui si è deciso di parlare. O le ingiustizie sono ingiustizie di qualsiasi natura siano e qualsiasi persona le soffra. Sono domande anche queste che, non lo so, mi piacerebbe che qualcuno desse delle risposte serie, serie ovviamente. Non emotivamente colorate, non arrampicandosi sui vetri, eccetera, eccetera. E c'è dell'altro, ma è sicura questa Accademia che non stia contribuendo per alcuni argomenti tra i più fondamentali, a anche inconsapevolmente o indirettamente a portare invece acqua al mulino di chi ci sta dominando e ci vuole dominare sempre più? Perché chi ci domina e ci vuole dominare sempre più sono un paio gli argomenti su cui punta e ha sempre puntato. Ma questo bisognerebbe avere una visione un tantino più ampia per riuscire a comprenderlo. Io mi auguro che prima o poi un po' di analisi, anche storica, seria, la si possa fare e non invece rimanere ad abbeverarsi a quell'acqua, vedi libri, informazioni, eccetera, che qualcuno generosamente mette a disposizione già da diverso tempo. Grazie per avermi ascoltato. Mi auguro se sia capito qualcosa e alla prossima volta, se ci sarà, ovviamente. Grazie ancora.